Speciale Eurovision è offerto da MP Tende, per chi se ne intende. Marco Galli di Marco e Gio a Casa Italia. Buongiorno, buongiorno, baci di nuovo a tutti gli ascoltatori. Qua è un viaggio trascendentale, cioè sto vedendo cose che voi umani, o meglio sto assaggiando cose che voi umani non potete comprendere, e si scoprono un sacco di cose meravigliose. Mentre ero qua che giravo ho incontrato due maestri del gusto, ce li ho qua uno di fianco all'altro, quindi se me lo concedi io sentirei tutte e due. Ma certo, quindi, ci mancherebbe, sì. Se sono maestri, cioè noi ci alziamo in piedi come a scuola, ecco. Bravissimi, tutti in piedi, perché con i maestri ci si mette, esatto, in ghigheri. Allora, almeno una volta. Dei due comincio con quello che mi ha suonato di più, perché Sergio Laterra, che è il papà del Mentorino. Sai che prima ti ho parlato di questa coppetta di cioccolato con dentro un liquore, no? Sì. Ecco, il liquore è il Mentorino. Che immagino sia la menta. Aspetta che te lo faccio dire da Sergio. Che cos'è il Mentorino? Buongiorno, il Mentorino. Il Mentorino è la risposta piemontese al limoncello. Sì, becca lì. Per definizione, vai su Wikipedia, questa è la risposta, capito? È la risposta piemontese al limoncello del nostro... Già mi piace tantissimo! Allora, ovviamente, vabbè, lo si sente la fragranza, arriva dalla menta ed è un prodotto tipicamente piemontese, nasce qui e non c'è altrove. Esatto, la menta è famosissima in tutto il mondo, la menta piemontese piperita, e viene prodotta, la produciamo noi e la facciamo distillare e poi creiamo questo liquore, che è un liquore che viene servito ghiacciato insieme al cioccolato, anche da solo come digestivo, e serve proprio per digerire, per star bene con se stessi, con queste cose naturali, perché a noi piace promuovere sempre il territorio, promuovere i maestri del gusto di Torino, che è una cosa ben, ben riconosciuta, e difatti ringraziamo sia loro che la Camera di Commercio per questi spazi che ci regalano, diciamo. Vedi, a me spiace che tu non sia qua. No, anche perché io avrei bisogno di stare un po' in pace con me stessa, se ti devo dire la verità. Allora, ti dicevo che il Mentorino, questa meraviglia, è stato servito in coppette di cioccolato. Sì. Poi pare brutto dire coppetta di cioccolato, bisognerebbe definirlo il cioccolato. E allora mi sono avvicinato a un altro maestro del gusto, maestro cioccolatiere, che prima, durante la conferenza, ha raccontato la storia del cacao e i passaggi per arrivare al cioccolato, scoperto, fondamentalmente prodotto e assaggiato per la prima volta soltanto a fine 800. Qui con noi abbiamo Antonio Marino, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Quindi è giovanissimo il cioccolato. Il cioccolato sì, ha meno di 300 anni. Che uno dice, vabbè, il cioccolato chissà quanto, addirittura, invece 300 anni, molto molto poco. Allora, le coppette di cioccolato in cui viene servito il Mentorino sono coppette di cioccolato, ma di che tipo? Allora, il bicchierino di cioccolato è un monorigine trinitario 63% Ecuador. Capito? Cioè, io ho chiamato cioccolato. Tutto e adesso chiaro. Mi vergogno profondamente. Allora, i passaggi per arrivare dal cacao al cioccolato sono articolati, complessi, com'è che funziona? Allora, sono vari passaggi che bisogna fare, sono procedimenti chimici alla fine, come tutto quello che è in ambito alimentare. Ci sono dei passaggi fondamentali, ti spiego qual è il più fondamentale di tutto, quello che se sbagli rovini completamente tutta la produzione della fava di cacao, ed è la decorticazione della fava di cacao. Pare brutto, quel termine pare brutto, ma giuro che è una cosa... Ti spiego subito che cos'è la decorticazione. La fava di cacao, appena viene raccolta dall'albero, cioè dalla cabossa, viene lasciata essiccare all'ambiente, ad aria calda, anche perché prevalentemente viene coltivata in Sud America, in Africa e in Indonesia. Quindi abbiamo delle temperature che consentono già una prima fase di tostatura. Ma la tostatura vera e propria la abbiamo ad alte temperature, quindi superiamo anche i 180-200 gradi. Non si può fare a casa. Cosa succede? Che tostando questa fava di cacao, in automatico la prima parte esterna della fava di cacao al gusto risulta essere bruciata. Quindi la decorticazione è proprio questo procedimento: riuscire a levare la prima pellicina dalla fava di cacao senza bruciarla. No, quella parte bruciata, senza alterare, senza lasciare pezzettini ancora all'interno.
Mamma mia, quanto è complicato. Io giuro, è tutto molto complicato, ma forse proprio per questo che si apprezza ancora di più la bontà di questo prodotto meraviglioso. Io voglio salutare Antonio Marino, maestro cioccolatiere, grazie mille. Cioè, ti giuro, è da commozione. Guarda, io ti invidio tantissimo. Facciamo a cambio, domani sei tu qua e io vengo a casa Italia. Purtroppo no, perché purtroppo l'accredito è mio. Sei un maledetto. Io. Esatto. Sei un maledetto. No, poi la cosa buffa è che continuano mentre parlo, cioè, ad arrivare mentorini di dentro cioccolato. Cioè, cazzo, è un disastro. Perché io sono qui che parlo e mi offrono il coppettino col mentorino dentro. Cioè, guardi, signora, signori, prego, dopo che non deve sbiascicare in diretta, per favore. Esatto. E lei continua a dirmi: ma no, che ci divertiamo. Sì, ma lei si diverte, poi faccio un disastro. Vabbè, noi facciamo le figuracce, poi vabbè. Va bene, Marco. Insomma, portamene una di coppetta di mentorino, dai. Sì, vediamo se regge. Sì, se nel frattempo, io adesso saluto te e tutti quanti perché devo trasferirmi giù nel giardino medievale di Palazzo Madama. Alla merenda. Esatto, sono le degustazioni delle valli. Beh, del biellese delle valli di Lazio. Fa il contrario, parte dal liquore e va verso, insomma, adesso il secondo, l'antipasto, va bene. Ciao Marco, sì. A dopo, Italia. Ovviamente Eurovision raccontata dal nostro Marco. GRP.